di apicio facciamo il polpettone ripieno, un polpettone ricco, buonissimo, che piacerà a tutti e anche alla vista. Ecco a voi la ricetta. Per il nostro polpettone ricco abbiamo bisogno di 1,4 kg di macinato. Noi siamo 9 persone. Poi abbiamo 1,5 etti di prosciutto cotto a fette, 7 uova, perché 3 andranno nella macinata e 4 le dobbiamo fare sode. Guardate il video delle uova sode barzotte alla coque che vi lascerò alla fine. Poi 3 mozzarelle. Mentre cuociamo le patate e le carote, le facciamo a fette e le mettiamo su un setaccino a scolare. 3 patate di grandi dimensioni che pesano circa 600 grammi con tutta la buccia, le andremo a lessare, a schiacciare e a mettere nella carne macinata. 2 carote che andiamo a cuocere al dente, che ci serviranno per il ripieno, sale circa 2 cucchiaini, del parmigiano grattugiato, che non ho messo qui, me ne sono accorta adesso, circa 100 grammi, 100 grammi. Dopo aver lavato molto bene sia la buccia delle patate che le carote, avendole private degli estremi e della buccia, le mettiamo a lessare. Ovviamente hanno dei tempi differenti di cottura. Proviamo con uno stuzzicadenti piuttosto che con una forchetta la cottura delle carote, perché come dicevo devono essere al dente e non sfatte. Le patate dovranno essere lesse per poterle schiacciare. Mettiamo l'acqua, mettiamo sul fuoco le nostre verdure e le nostre uova in cottura. Allora, ecco qui la mozzarella che sta a scolare sul setaccino e la lasciamo da parte. Una volta cotte carote e patate, iniziamo con la preparazione del nostro impasto. Mettiamo i 100 g di parmigiano grattugiato, proseguiamo mettendo le uova, 3 uova. Poi mettiamo il sale. La schiacciamo con lo schiacciapatate direttamente nella carne. Ecco qua. Io l'ho fatta intiepidire. Stiepidire, anzi. Metto questo al posto del pane ammollato nel latte. Poi passiamo ad impastare. Abbiamo già messo tutti gli altri ingredienti. Prendiamo una teglia, ci mettiamo della carta forno e poi passiamo a completare il polpettone. Prendiamo 2 fogli di carta forno e li mettiamo così. Poi mettiamo la nostra CC, come dice il mio piccolino. Ovviamente se siete di meno, mettetene meno, cioè dimezzate le dosi. La stendiamo,
in modo tale che poi chiudendola con la carta forno venga più o meno sopra e sotto lo stesso spessore di carne. Poi mettiamo il prosciutto. Ok. Lasciamo un pochino sui bordi, ma insomma non è neanche necessario. Precedentemente fatto scolare. Poi mettiamo le due carote e mettiamo le uova. Questo aiutandoci con la carta forno andiamo a chiudere. Stringiamo un pochino. Ecco qua. Fatto questo, chiudiamo a caramella. E lo andiamo a mettere in forno, già caldo, a 180 gradi, per un paio di ore. Buona cottura! Ora, pensavo di aver ripreso e invece la ripresa non è venuta. Per fare la prova di quando è pronto, basta mettere uno stuzzicadenti, farlo passare attraverso il polpettone, spingere un pochino. Se esce una gocciolina di sughetto va benissimo, è pronto. Se esce una gocciolina ancora rossa va cotto un altro pochino, non troppo, se no si asciuga. Ecco l'interno, è bellissimo, è gustosissimo, morbidissimo e veramente molto molto buono. Può essere un modo appunto per presentare in maniera diversa la carne, ma anche per una cena come abbiamo fatto noi. Ti è piaciuta a te, mami? Tanto? Te ne sei mangiato tantissimo? No. Sì, che mi sono mangiato al nostro nino con te. Davvero? Notto, sì. Lo facciamo freddare, mami, prima di tagliarlo, e poi così si taglierà in maniera perfetta. Lo mettiamo su un vassoio e possiamo scaldarlo un pochino oppure servirlo anche così freddo. Ecco il nostro polpettone, perfetto. Buon appetito! Oh. Piatto! Pochino.